Ciao a tutti, bentornati su The Games Brew, io sono Roy Lovat e oggi è tempo di un nuovo one shot e vi porto in anteprima la demo di Necrophosis o Necrophosis, un'avventura horror narrativa con elementi di puzzle game molto molto promettente. Infatti è sviluppata dai creatori di The Shore, altro titolo molto molto particolare, unico, quasi unico nel suo genere, con un carattere veramente unico che mi ha portato a voler provare la demo del loro nuovo gioco. Se anche voi steste seguendo questo titolo, avrete sicuramente visto le immagini su Steam e sembra possedere un art style davvero davvero molto inquietante, che fa promettere molto bene, ricorda un pochino anche Agony. Le premesse ci sono tutte, le speranze sono molto alte e come sapete, o come forse saprete, io sono veramente un appassionato di titoli horror, per quanto poi non assolutamente non mi piacciono i film invece horror, ma i videogiochi horror mi piacciono particolarmente. Ogni volta che esce un'avventura, un titolo che sembra essere promettente e sembra promettere veramente un'esperienza horror unica, vado subito a provarlo se possibile. E oggi appunto scopriamo insieme la demo di questo nuovo titolo, Necrophosis o Necrophosis, che se vi dovesse piacere potrete provare qui sotto in descrizione. Come sempre infatti troverete il link alla sua pagina Steam per seguirne lo sviluppo, provare la demo o comprarlo quando uscirò. Il gioco attualmente è localizzato solo in inglese e in spagnolo, sappiatelo, non so quanto ci sarà da leggere, ma lo scopriremo insieme. Prima di iniziare vi ricordo inoltre che come sempre potete iscrivervi al canale, mettere like al video e lasciare un commento. Detto questo, iniziamo immediatamente la nuova avventura e scopriamo la demo. See a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower. Hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour. Okay, bello. Ci hanno dato vita? Siamo quella cosa obbrobriosa? Mi sa proprio di sì. Ok. Beh, graficamente non è davvero niente male. Eh sì, siamo quel cosino orripilante. C'è qualcosa? Possiamo prendere l'occhio? Lo so che vuole l'occhio. Anche l'occhio vuole la sua parte, però non... Ok. Sinistra, destro. Ah, seleziona col centrale? Ok. Niente, dice. Ok, adesso sì. Ruota. Vediamo un po'. Ciao! Carino. Ok. Ho preso la palla. Andiamo con la manina monca così. Nonostante la putrefazione del suo precedente padrone, l'occhio è ancora intatto. Uno. Ce ne serve un altro d'occhietto.
Chi mi dona l'occhio? Te. Ah, dobbiamo girare proprio per prenderlo. Non è automatico. Ok. Sempre manina monca. Ah, gnam gnam. D'altronde è quasi ora di merenda. Guarda, questo fa... No! No! Abbiamo pagato il pedaggio. Cos'è sto rumore di roba che si muove? Oh! Oh, per niente inquietante! Benvenuto. Vai di sopra. Questo è il reame della morte e nient'altro. E di nessun altro. E dove... Guts? Non so dove... Gli dei sono morti e gli antichi... E l'antico soffre. Ok. Ups. Ah, se necessario verranno create altre altra pelle e ossa. Mamma mia. Beh, molto figo, eh. Oh! Hello? Sì? I met a traveler from an antique land who said two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. Tell that its sculptor well those passions read, which yet survive. Stamped on these lifeless things, the hand that mocked them, and the heart that fed. And on the pedestal these words appear. My name is Ozymandias, King of Kings. Look on my works, ye mighty, and despair. Nothing beside remains. Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Ok, la voce personalmente non mi ha fatto proprio impazzire. Che figo. Oh. Ah, c'è uno zoom stranissimo, guardate. Qui ci va qualcosa. Wisdom, la saggezza richiede un pagamento. Che ci andrà? Ok, uno non si deve avventurare oltre queste sabbie. Non so quanto ci sia da esplorare per trovare le cose che ci servono, se più o meno pilotato o invece uno debba proprio andare a esplorare ogni simpatico anfratto. Oh, ma questo è quello di Alien? Sembra. Lì ci va qualcosa. Manca un pezzo qui. La struttura ha bisogno di ossa. E non ci arriviamo. Laggiù c'è qualcosa. Andiamo a vedere. Attenzione.
Sì, ripeto, graficamente piace veramente parecchio, eh. Almeno per adesso. Mi ha preso un cervellino. Questo cos'è? Non so se si attivi qualcosa. Ecco, praticamente io dove ho avuto l'ictus è esattamente sopra quello sperone, là sopra, là dietro, proprio nel punto più difficile da raggiungere. Boh, non so se qui si debba fare qualcosa. Prendiamo il cervello. Ok. Ups. Ups. Oh signore. Creepy. Lassù pure c'è qualcosa. Ok. Il soldino, aspetta. Ma posso portare? Laggiù c'è qualcosa che si muove. Posso portare più di un oggetto? Alla volta o. Boh, vediamo. Quanto pare sparito. Ok, questa è la moneta che dobbiamo mettere dall'altra parte. Possiamo prendere? No. Qui che c'è? Ho una corona. Yes. Ok, ci piace, ci piace. Mi fa impazzire sta roba che rimane la manina così rachitica. Guarda questo! Ma c'era prima? Non ricordo. Missing bone non è questo. Però intanto possiamo mettere. Mica lo so se c'era questo prima. Vediamo se mette in automatico. No. Dobbiamo cambiare oggetto. Ok, grazie. No, io voglio questo. Questi qui si disperano. Oh. Ok, questi vorranno del fuoco. Si sente nulla. Ecco, vai. Che ci dai? Un altro soldino. Preso. Ah, ci darà la candela per accendere il fuoco, può essere. Vediamo. Il sonoro è fatto molto bene perché se mi gira a destra e a sinistra cambia la percezione. Beh, tutto qua ci ha detto stai attento perché il mondo è cambiato in qualcosa di sinistro. E non c'è dato niente. Signore? Grazie alla saggezza. Questo? Ho perso il cervello. Scusa, dobbiamo prendere anche questo cervello. Vediamo un po' che fa. No.
Diamogli questo. Ok, no, non vuole il cervello. Qua c'è tipo una formica. Sì, per adesso è inquietante. Non fa... diciamo, non è tanto pauroso quanto inquietante. Ah, guarda questo. Carino. Oh, signore. Cosa starà pregando? Questa bellissima divinità... Ok, questo va sistemato, direi. Oh no, è proprio così, ok. Hello. Porto in dono il profeta senza occhi, vai. Adesso è il profeta con gli occhi di inquietante. Ci sono altri occhi. Tieni, tieni tutti gli occhiettini. E... serve un altro occhio. Sperando che sia la cosa giusta da fare. Adesso invece ci stacca la testa. Oh. Behold. Behold, the burden of choice falls upon thee. As the hour draws near, thou shalt stand at the crossroads of death and rebirth. For chaos hath already laid waste to realms untold. E non ci dà nulla. Tutto qua? Lì servono ancora le ossa. Vediamo di esplorare qui. Eccolo là. Vediamo. È tipo il cannone che ha sparato a quello. Ah, ma pure lì c'è qualcosa. Una croce. Bene. Più che un'arma sembra tipo una tromba. Ok, adesso dobbiamo andare qua sopra. Cervellino, blip. Oh, attenzione. Ok. Sì. Verso che cosa? Va veramente lentissimo, eh? C'è scritto tipo... era apparso USA. Dai! 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 Gira! Mamma mia! Ok, questo va rivisto, eh? Lentissimo! E non so se debba tirare a questo.
Non so se sia tutto qui o se debba tipo puntarlo anche lassù. Mamma mia, non gira. Dai, dai. Forse no, perché più su non credo che vada. Ok, proviamo. No. Finisco il giro perché... Non ho idea se servisse solo per quello di là. Adesso sentirete tutto il rumore del mouse. Sto coso. Perché qui c'era tipo una porta chiusa, magari. E vedi là, magari funziona pure lì. Mi si sta spezzando il polso. Vediamo. Ok, basta. Probabilmente era solo questo. Perché è caduto un altro cervello, sì. Un cervello abnormal. Quanti cervelli vorrà questo? Oh, c'è gente lassù. Manca ancora il fuoco per quelli di là, eh. Yeah. Carino. No, come metti indietro? Lo voglio portare con me. Scusa, che me lo fai vedere a fa. Cool. Oh! Creatura fragile in pratica. 3. Dubito che sia così semplice. Dovremmo mettere l'ordine giusto? No. O sì? Sì. Mazza, ci ho preso subito. Oh no 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 no. No! È sparito. Ma prima di andare là io vorrei capire un attimo se qui debba fare qualcosa con queste. Fragili cadaveri che cercano di richiamare il calore del fuoco. Non abbiamo trovato altro. Lì c'è qualcosa, un altro cervello? Ah, tipo uno scarabeo! Creepiness. Creepiness. Che poi non so se magari lasciando indietro qualcosa succeda. Tipo che cambia la storia. Boh. Non mi pare che ci sia niente per il fuoco. Ok, lì c'è qualcosa che si muove. Qui c'è qualcuno che ha l'aria un attimo minacciosa. Eccola. Ah, salve. Our ancient eyes behold the rare sight.
A lone wanderer, venturing into our desert domain after eons untold. Bound by the unyielding grip of necrophysis. Okay, necrophysis. The elder gods are surprised by your presence. Sono sorpresi dalla nostra presenza. You have dared to tread this path. Yet, here you stand. A glimmer of hope in our eternal suffering. Should you choose to aid us in our plight? Ah, possiamo aiutarli. Dobbiamo salvare, liberare Knum. Se liberiamo Knum ci fanno passare, ma mi sa che Knum ci dà una spadata in fronte, vero? Ma non vedo altre cose che si possano fare. Oh. Ah, proprio così un po' alla volta, eh. Scusa, Knum. Ma non c'è altro modo. Mo ci dà una manata. È che non promette proprio niente di buono. Eccolo. Oh, laggiù c'è qualcosa. Oh, che figata. Ok. The hell? Ah, ok. Capito, dobbiamo dargli i corpi. Vieni qua. Che carino, con la faccetta qui. Ora, hola, Knum. Vieni. Mi ha preso quello sopra. C'è odore di mummia. Ok. Il sangue non è fatto proprio benissimo. Ok, possiamo andare a prendere quella cosa. Knum, non fare scherzi, eh. Ok, ha aperto il passaggio. Oh, è questa? Questi sono gli antichi dei. Qua giù c'è qualcosa. Ui. Questo essere sta soffrendo tantissimo, eppure il suo sguardo è pieno di tipo... Big void, I awaken
from my sleep. Di benevolenza, lo sguardo pieno di benevolenza. A galaxy sweep. As you pass by, I stir and rise. A spectral being with starlit sight. I beckon you forth with a shimmering light, guiding you through the endless fright. Lo seguiamo? Towards the gate of death. We make our way. Bello, andiamo verso i cancelli della morte. Death's gate has crumbled to decay. I speak of a world once death's domain, now a museum where time's relics remain. Old gods and monuments from ages past, collected here in the cosmic vast. This realm where death reigns, now a museum of time's refrain. And with strange eons, even death may die, as the universe's echoes fade and sigh. No, non andare! Ok, pensavo che succedesse qualcosa al seguirlo. Andiamo a vedere un attimo quella creatura lì, sofferente ma benigna. Sarà tipo l'arcangelo. Possiamo andare qui? No. Hello. Possiamo aiutarti? No. Ok, andiamo di là. Bello, bello. Per adesso mi piace. Bello inquietante. Ehi, perché non sai mai se ti salta addosso qualcuno di questi o esce qualcosa. Quello lì che è? C'è un piede alla Monty Python. Ok, dovremmo arrivare laggiù. Anche perché credo che qui si blocchi. Vediamo. 3, 2... Uno. No? Ok, ah sì, qui sì. Il regno della morte, dice, è diventato un museo di antichi dei e costruzioni di altre epoche. Ok. Ci mettiamo la nostra testa. Ok. Ehi, risvegliamo i titani. Oh, fichissimo. Abbiamo preso la cavalcatura. Apri i cancelli di Necrophysis. Possiamo andare solo da questa parte, eh? Non possiamo gironzolare. Immagino sia di qua. Cioè possiamo girare poco, gironzolare poco, vai. Open the gates. Con entrambi i tasti. Boom. Ah, ci serviva l'esoscheletro per fare questa operazione. Vai. Ah, boom. Bellissimo questo ragdoll. Pronto? Questo? Guarda davanti. Che c'è uno... Che è quello di prima? Sì, è quello sempre che...
Perché farebbe... Perché continua a pregare la morte? Non lo so. Non lo so. Ecco. Non posso fare nulla. No, ma come? Già finito? Beh, promette davvero, davvero molto bene. Devo dire che esteticamente ci siamo. Ci sono, secondo me, da rivedere giusto proprio due, tre cretinate, tipo quel sangue orribile. E la voce del primo incontro non è che mi abbia fatto impazzire, però è pur sempre una cosa personale. E il meccanismo iniziale, che cioè quella specie di didgeridoo che abbiamo utilizzato, che non si muoveva benissimo, cioè molto molto lento. Però come feeling ci siamo, proprio tanta tanta ansia, tanta inquietudine. Devo dire, mi è piaciuto. Mi piacerebbe, certo, se lo traducessero anche in italiano per capire proprio tutte le sfumature di quello che dicono, però bello, bello, intrigante, perlomeno, cioè, sono rimasto proprio con la voglia di scoprire come continui. E spero sia piaciuto anche a voi. Questa era Necrophosis, attualmente in versione demo. Se lo voleste provare, qua sotto in descrizione troverete il link alla sua pagina Steam. Fatemi sapere le vostre impressioni qua sotto nei commenti. Ricordate che poi potete mettere anche mi piace al video e iscrivervi al canale. Come sempre, io sono Roy Lovat e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!